Beh, è stata una bellissima Middle Sea Race, per noi la quarta, le tre precedenti le abbiamo vinte tutte e tre, questa qua purtroppo non ce l'abbiamo fatta, però comunque abbiamo fatto una grande regata, abbiamo combattuto con Mana e Argo col coltello fra i denti dall'inizio alla fine, sicuramente abbiamo fatto una bella partenza, siamo arrivati in Sicilia tutti e tre insieme proprio bordo a bordo, nello stretto diciamo nel primo pezzo della Sicilia fino ad arrivare allo stretto Argo è riuscito a prendersi qualche miglio di vantaggio, ma poi nel passaggio dello stretto li abbiamo superati e abbiamo preso la testa della regata, abbiamo passato Stromboli e siamo stati in testa fino praticamente a sud di Trapani. Da lì in poi la regata è diventata molto complicata dal punto di vista meteo perché c'era una depressione che però non era molto ben definita, c'erano vari centri, non era molto organizzata e quindi sulla rotta praticamente c'erano tanti buchi di vento e tanti temporaloni e in questo gioco di tattico di cercare di prendere il vento e di non rimanere intrappolati nei buchi, purtroppo loro hanno avuto la meglio, sono stati più bravi e sono arrivati a Lampedusa alla fine con 6 miglia di vantaggio su di noi, 6 miglia e mezzo. Speravamo di poter combattere fino alla fine, di recuperare questo piccolo gap che ci separava, ma purtroppo abbiamo avuto un grosso problema tecnico al cilindro che pompa e che tira le sarti e quindi tira l'albero sopravvento. Si è spaccata praticamente, l'attacco del cilindro dove la sartia si aggancia al cilindro, è partito via sto pezzo e praticamente ci siamo ritrovati con l'albero a 45 gradi, 50 gradi sull'orizzonte. Quindi c'è stata una grossa reazione di tutto il team, devo dire fantastica, perché in meno di un'ora siamo riusciti a togliere tutte le vele, a mettere l'albero in sicurezza, a ritirarlo dritto, a fare un attacco, diciamo, di emergenza e poi abbiamo ricominciato a navigare, abbiamo rimesso sulle vele, abbiamo continuato a regatare e alla fine abbiamo finito la regata in seconda posizione davanti comunque a Mana e al nostro amico Loic Peyron, quindi direi è stata una grande prova di coraggio e voglia di arrivare.